attacco da Parola, poi Zanetti, poi all'indietro per Piccinelli. Piccinelli butta in avanti questo pallone, bravo. Per Viapiano, il sinistro di Viapiano solo davanti al portiere, termina sul fondo, palla gol clamorosa della Reggiana con Ruopolo, settimo minuto, Ruopolo per Viapiano, Viapiano solo davanti al portiere. Non vorremmo fosse saltato nuovamente il segnale, attenzione a Virdis, che anzi a Cesarini. Dimmi. Rosso per Piccinelli. Per questo intervento su Virdis lanciato in profondità. Viene in avanti Giuliato, arriva sulla tre quarti, va a mettere in mezzo questo bel pallone, attenzione, entra in area Cesarini, prova il tentativo Cesarini, il pallone gli viene contrastato da Solini, anzi da D'Ametto. Il tiro di De Martis, undicesimo minuto, punizione di De Martis, respinge Bellucci. Di finte, non riesce a trovare lo spazio per il traversone, lo fa molto bene con il sinistro, Esposito non trova la coordinazione giusta. Con personalità urla Battistini a Bellucci, Bellucci allarga le mani come a dire ma io veramente. Ancora la Reggiana che manovra con Ruopolo, grande palla per De Silvestro in area di rigore, De Silvestro non è stato bravo a calciare subito, che pallone che gli aveva dato. Gran gol di Virdis. Grandissimo gol di Virdis, controllo in velocità, tiro sul secondo palo e gol. Gol del Savona, 41esimo minuto. Cross di Cesarini, Virdis anticipa Solini, controlla e tiro sul palo lontano, grandissimo gol, gran numero di Virdis. Dopo un minuto e tre secondi arriva il fischio dell'arbitro a sancire la fine del primo tempo. 1-0 in favore del Savona, Virdis al 41esimo. L'arbitro guarda il cronometro, tutto è pronto per questo secondo tempo, via in questo istante. Un po' va, un po' viene, vabbè, ci hanno dato un satellite a molla. Attenzione, Rampi, rigore, rigore, Rampi finisce a terra. Giuliato Rascini, Rampi a terra mentre cade ed è calcio di rigore. Ed è calcio di rigore, fermo, prende la rincorsa, parte, tiro, gol, Viapiano pareggia per la Reggiana, primo minuto di gioco, il pareggio della Reggiana in 10 uomini a Savona ad opera di Viapiana. Esposito poi gioca bene per De Silvestro, De Silvestro vede Bandini ma sbaglia il passaggio De Silvestro, attenzione siamo scoperti da questa parte e allora Zanetti va a fare, anzi Solini va a fare pressione, ferma lo slancio di Cesarini e poi ci arriva in spaccata Viapiana, riparte però immediatamente Zanetti, attenzione è fuori gioco questo, è fuori gioco arbitro, è fuori gioco arbitro, è fuori gioco, ha alzato la bandierina, il guardaline, l'arbitro non lo vede, ma tornate a Roma, arbitro incapace, ha alzato la bandierina da un quarto d'ora, ora l'arbitro va dal collaboratore e cos'è? Ma ha alzato la bandierina, ma l'abbiamo vista noi con i nostri occhi, cosa dice? Cosa dice l'arbitro? Ma era alzato la bandierina l'arbitro per indicare il fuorigioco, ah ecco, oh, c'era il fuorigioco, ha alzato la bandierina. Cesarini ancora, va sul fondo il traversone, Virdis, fermato Virdis e poi c'è il tiro di Agazzi sul fondo. 14esimo minuto, Agazzi sul fondo, palla gol. Riparte la Reggiana. Palla in mezzo, Bandini va sul pallone, mette giù, ancora Bandini, una finta con il sinistro, stoppato, fallo laterale, bravo Bandini, molto attento, sostituzione delle file della Reggiana, fuori De Silvestro e dentro Cavion, fischia l'arbitro, Viapiana, lunghissimo, calciato male. Diciamo la verità, molto male. Metà della ripresa. E Cavion viene preso e buttato a terra
da Giuliatto senza pallone, gesto da espulsione di Giuliatto, angolo numero 4 per il Savona. Palla in mezzo, pallone colpita di testa da Cesarini che termina sul fondo. Invio viene controllato da Giuliatto e ci prova Rampi, andare in anticipo su Cesarini, non ci riesce Cesarini, entra in area di rigore, ancora Cesarini, va il tiro Bellucci e c'è Cattaneo che sbaglia, porta vuota. Cattaneo, 32esimo minuto, sbaglia, porta vuota. Fischia l'arbitro, tiro raso terra di Giuliatto, punizione, 35esimo minuto di Giuliatto. Sempre Giuliatto a calciare con il sinistro, quindi traiettoria ad uscire. 41 minuti. Bellucci non ci arriva ed è il gol di Cesarini. È il gol di Cesarini a 5 minuti dal termine. Bellucci non ci arriva e Cesarini va a fare gol di testa. Bellucci questa volta non c'è arrivato. Reggiana gioca dal 19esimo minuto in 10 uomini, l'arbitro ora fischia la fine della partita. La Reggiana soccombe, pensate, solamente a 5 minuti dal termine per una errata uscita di Bellucci. Ci può stare che anche Bellucci commetta degli errori. Reggiana dunque battuta proprio nei minuti finali.